al Friuli Future Forum, perché abbiamo presentato e presentiamo quello che è il Faris Film numero 16, mostrando quello che è tutto il calendario degli eventi che arricchiscono la proposta cinematografica che si svolgerà, come sappiamo, al Teatro Nuovo Giovanni da Guzzi dal 25 aprile al 3 maggio. Dunque il Faris inizia subito perché è diventato un festival della città proprio oggi, sdoganato da questa conferenza stampa che mostra che il Faris non è soltanto il festival del Centro Espressioni Cinematografiche, ma è molto di più. È un festival al quale gli enti pubblici e privati collaborano da quest'anno, dall'edizione numero 16 del 2014, in maniera proprio attiva, concretamente e consapevolmente attiva, e contribuiscono, coinvolgendo la città, i luoghi della città, a far sì che il festival diventi un evento di successo che mostri il lavoro di una rete del territorio, che è quella che abbiamo auspicato si creasse fin dalla prima edizione del Faris Film Festival. Noi siamo partiti con la passione per il cinema, abbiamo portato qui le eccellenze cinematografiche, ora la città si sta appropriando anche di questa opportunità, dell'interesse che il Faris come cinema ha suscitato sul territorio del Friuli Venezia Giulia nel mondo, e sta cercando di sfruttare assieme a noi quelle che sono le potenzialità turistiche, dell'incoming turistico, e anche le possibilità economiche, cioè rivolte al mondo dell'industria, dell'impresa. E sappiamo che il festival, che il cinema è un grande strumento di conoscenza, quindi assieme alla Camera di Commercio organizzeremo proprio nella sede del Friuli Future Forum una serie di appuntamenti di formazione rivolti al mondo dell'impresa regionale, per offrire anche a questi attori che operano con l'Oriente quegli strumenti di conoscenza fondamentali per ridurre le distanze e colmare quel gap culturale che esiste tra Est e Ovest. L'elemento di novità e di innovazione al Faris quest'anno sarà il fatto che mostreremo per la prima volta una coproduzione tra Friuli Venezia Giulia e Oriente. È una coproduzione che coinvolge 5 stati, quindi l'Italia come Tucker Film, l'Inghilterra con un'altra casa di produzione e distribuzione di film, poi ci sarà la Germania, il Taiwan e il Giappone. È una commedia surreale che si chiama Fuku-chan o Fuku-fuku Flats ed è diretta da un maestro del cinema d'autore nipponico, che è Fujita Yosuke, e che farà parte del concorso della 16ª edizione del Faris Film, quindi una prima coproduzione tra Friuli, Italia e l'Oriente.